Ale, ma buongiorno, buonasera a tutti. Aspettami, Diego, dobbiamo dire qual è il nostro menù oggi. Oggi facciamo la cucinoterapia. Cos'è la cucinoterapia? È un menù fatto di piatti che, oltre a essere molto buoni, fanno anche molto bene, cioè hanno proprio dei principi nutritivi che aiutano il nostro corpo a essere sano e addirittura a guarire da certe patologie. Allora, incominciamo con degli involtini di salmone e riso, e si sa che il salmone fa benissimo per il colesterolo, gli omega 3 e tutto quanto. Poi facciamo delle penne ai broccoli, proprio la classica penne ai broccoli, la pasta ai broccoli che fa benissimo, però le penne sono integrali, quindi fanno ancora più bene. Poi facciamo delle seppioline, una tira l'altra, perché anche le seppie hanno dei principi nutritivi molto importanti. Poi, per fare un dolce che sia sano, facciamo una crostata e la riempiamo di frutta fresca, tutta la frutta che piace a te, e poi c'è la pericetta e la facciamo con la barbabietola. È un po' strana, ma molto molto golosa. E allora, Dido, mettiamoci a cucinare! Ecco, anche Diego, forza! Vieni, Diego! Chi è? Chi è? Ciao, Fiona! Buongiorno! Ciao, ma che bei fiori! Fatti dare un bacio! Grazie per essere prego, venuta! Prego! Bellissimo, aspetta che chiudo qua! Ah, ma quanta roba. È un piccolo omaggio! Grazie! Allora, andiamo in cucina! Massimo, con cui abbiamo appena preparato la tavola! Dieghino, non lo stuzzichiamo, che se resta di qui è meglio, perché è normale. Oggi sono senza babysitter e succede così, normale, c'è chi lo tiene in ufficio e chi... Che belli, aspetta che li appoggio qua, come in braccio, aiutami a aprire il regalo di Fiona, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Senti, io stavo calcolando prima nel mio soggiorno quanto sono 7 metri e qualcosa, che altro è, cioè, che è la lunghezza del salto di Fiona May. Sì, il record assoluto, cioè, italiano. È una cosa impressionante, tu voli. Sì, modo di dire, volare. Sì, volavo proprio pochi secondi, anzi, meno di un secondo, però una cosa meravigliosa. Sì, grazie. Cioccolato? Allora, sì, perché siccome io sono maniera del cioccolato, sono andata via qualche mese fa e Belgio. Allora sono andata a questo negozio, al caffè, dove, no, modo di dire, cioccolateria, si beve del cioccolato caldo, eccetera. Allora queste cose qui, pensavo a una cosa molto particolare. Sì, sentiamo un po'. Buono, buono. Mamma mia, che buono, Dido, senti un po'. Molto goloso, sì. Com'è? Buono, buono. Però guarda che questo può essere pericolosissimo se uno esagera. A posto, allora non lo so. Allora lo teniamo qua. Allora, Dido, se vuoi, vai un attimo a prendere il tuo giochino di là, quello con cui giocavi prima, e lo porti qua. Dai, tanto noi cominciamo. Vai, tanto noi cominciamo a cucinare. Senti, ma noi oggi facciamo una crostata. Sai, la classica crostata con la base di pasta frolla, crema pasticcera e un sacco di frutta, quindi fa bene. Facciamo prima di tutto la pasta frolla. Allora, la pasta frolla io la faccio qua dentro, così è ancora più veloce, e metto tutti gli ingredienti insieme. 125 grammi di burro, proprio non sciolto, Guarda, se mi dai giusto una tagliatina a cubetti, cioè taglialo in due, e poi me lo butti dentro, poi... Mette dentro? Sì, vai. 250 grammi di farina, sì amore. E la vanillina, guarda, è un attimo. Sì. Vai. Questo qui, vai. Sì, vieni. Vai al massimo. Devono venire un po' delle briciole praticamente. Ok, va bene, perché normalmente le faccio a mano. Infatti, ma questo è ancora più veloce. Ok, perfetto. Chiudi. 100 grammi di zucchero. Vai, diamo ancora. Aspetta che metto anche un pizzico di sale che ci sta bene là. Vai, ancora una piccola frullatina. Diego, cosa fai? È normale. Ok, adesso mettiamo l'uovo. Vai, tu. Ok. Sì. Quanti anni hanno le tue? Allora, Larissa 9 anni e mezzo. Ah, come la mia? Anastasia 2 anni e mezzo.
Come lui, quindi come ti lui. Manca rispetto solo a me se ne Anastasia, mancano di mezzo. Fine, no, mezzo no. Allora, ti manca il maschietto. Basta uno? Vai, allora, sì, vai. Facciamo una torta. No, questo lo fa Fiona, sta bravo tu, perché è il nostro ospite oggi. E adesso deve venire una palla, tu lascialo pure andare. Okay. Piano piano lui dovrebbe formare una palla. Guarda. Molto veloce anche. Così non, e poi non si surriscalda tanto. Sì. Pronta. E la nostra pasta frolla è pronta. Mamma, è una palla. È una palla, sì, ma non si gioca a palla, eh? Eccola qua, guarda com'è venuta bella. La lasciamo qua sopra, così. Oh, adesso facciamo la crema pasticcera. Tu fai torte per le tue bambine? Sì, sono molto golosa. Di cioccolato le fai? Di cioccolato, ma anche all'inizio ho fatto cheesecake senza mettere in forno. Sì, quella del frigo. Quindi tu cucini italiano o cucini anglosassone, inglese? Allora, anglosassone non esiste quasi. No, guarda che noi abbiamo fatto un menù inglese, sì, era golosissimo. Tanto allora, io prendo un padellino. Aspetta. Allora, io cucino italiano. Inglese, ma anche un po' di giamaicano. Ah, ecco, tanto, quello infatti mi interessava. Sì? Ogni tanto, cosa fai di giamaicano? Sì, io faccio la zuppa perché mia mamma fa questa zuppa. La zucca è buonissima. Ogni sabato facciamo. E la mangiano anche i bambini? Sì, la mangiano anche dai bambini. Fantastico. Piano piano sto imparando a fare come mia mamma, quasi. Perché tua mamma è una brava cuoca. Ma mia mamma sì, lei cucina bene. Lei è quella mia insegnante. Tanto io sto rompendo 4 tuorli per la pasta, per la crema pasticcera. Okay. Sì, senti, certo. Infatti io volevo l'altra frusta, quella di silicone, ma non la trovo. Vabbè, magari me la posso. Dai, che tu una. Grazie, amore. Tu sbatti un pochino, io ti metto anche lo zucchero, sono 100 grammi. Così, lo facciamo diventare un po' spumoso. E le tue bambine sono già portate per l'atletica? Allora, tutte e due, sì, Anastasia, sì, Larissa specialmente si taglia la testa, sempre io. Sì, che bello, quindi avremo una nuova campionessa tra un po'. Però lei piace fare ginnastica artistica questo momento. Vabbè, mica male. No, bisogna avere anche la testa però, oltre al fisico, Sì, sì, il 95% della nostra performance è la testa, non è solo il fisico. Ti metto anche la farina, 100 grammi, vai. Faccio lavorare, Questa è la crema pasticcera, vanillina, ti butto dentro anche la vaniglia, bisognerebbe mettere il baccello di vaniglia, ma è una roba troppo faticosa, io non lo faccio. E ti vado a prendere il latte che io ho messo qua. Diamo ancora un goccino di microonde. E quindi adesso sei passata a fare l'attrice, senti. Ti piace? Mi piace tantissimo. Però per ora faccio l'inviata proprio per l'Olimpiade a Londra quest'anno. Ah, carino! Sì. Sto tornando alla mia vita, mia vecchia. Chissà che bello farlo, è bello comunque secondo me. Sì, perché sto tornando a casa. Allora, io ti metto l'altro latte e poi lo mettiamo sul fuoco. Ok. Devo scaldarlo un po' di più, ma va bene lo stesso. Adesso lo rimettiamo sul fuoco e lo facciamo addensare, aspetta. Facciamo così. E vai, io ti faccio lavorare. Ma posso far vedere quant'è? 7 metri e 11 centimetri. Allora, 7 metri e 11. Scusate, fa conto. Tu stai sul fuoco. Ah, io sono sul fuoco. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè. Ah, sì. Io c'è una cosa che non. È veramente. Sì, sulla pista è. Sulla pista non sembra. Bene, però, bene, vai, appoggia, metti, metti. Ok. Io ho abbassato, hai fatto bene, ci siamo quasi. E cosa si prova dopo? Cioè, quando tu arrivi a raggiungere il record italiano. Cosa pensi subito dopo, Madonna? Pensi già. Meno male è finito, è finito la gara. Ho vinto e poi basta. E dopo si festeggia. Sì, si festeggia. Però io festeggio solo la sera, poi la mattina dopo. Sto pensando all'anno dopo. Vedi i campioni come sono. Va bene, adesso io ti faccio faticare un po' perché bisogna stendere la pasta frolla. E allora, visto che sicuramente tu sei più in forma di me, è dura la pasta frolla. Allora, perché allora questa qui è quella che abbiamo fatto noi, ma forse possiamo stendere anche la nostra, sai? Sì, non mi sembra. Hai fatto tanti biscotti? No, mamma sta facendo tutto. Io sì,
Adesso faccio i biscotti. Allora, io faccio così con la pasta frolla, perché sennò mi si appiccica. La stendo tra due foglie di carta forno. Due. Perché sennò è un disastro. Quindi metto un po' di farina sotto. Aspetta, Così. Questo è un bel trucco. Sì, questo è un bel trucco, guarda, perché sennò diventi infatti, pasta. Mi sembra attaccare, sempre, Aspetta, ti do il mattarello. Io di solito ci metto anche l'altra sopra, l'altro foglio sopra. Sì. Se tu invece preferisci, come vuoi tu, Mettiamo ancora un po' di... Così? Metti sopra o fai senza? Come vuoi tu. Come vuoi. Ottimo lavoro. Grazie. Toglierei qui l'eccesso. Tanto lo lascio un po' irregolare, no? Sì, certo. Che rimanga un po' come un cestino. Sì. Va bene. Ok, adesso per far cuocere bene la pasta frolla, sai che bisogna mettere i legumi secchi e la stagnola. Allora, io ti chiedo... Se mi tagli un po' di stagnola e mi ricopri la base, intanto io prendo i legumi secchi. Cosa ci abbiamo qua? Io ci metto queste lenticchie, piselli secchi, van bene, tanto. Ok, sì, va bene. Mettiamo così, perfetto. Così almeno cuoce e non brucia, no? Io ne metto solo un pochino qua. Se no questo pezzettino poi brucia. Ok. Porti tu? Ok, con me. 200 gradi, ventilato o non, è uguale, per 20 minuti circa. Via. Io di solito poi tolgo la stagnola e faccio gli ultimi 2-3 minuti per farlo colorare un po'. Vedi che ti vedo che sei sul pezzo. Va bene, allora, pubblicità, così la nostra torta cuoce e poi la farciamo insieme a Fiona. Bentornati nella mia cucina, sono insieme a Fiona May che si è esibita in una frolla perfetta. Guarda com'è venuta bene il nostro guscio di pasta frolla. Voglio dire, una campionessa, campionessa sempre. Allora, abbiamo fatto anche una crema pasticcera, adesso andiamo a mettere la crema pasticcera dentro, al nostro guscio e poi ho preso un sacco di frutta, perché il nostro menù oggi è cucinoterapia. Vai! Cucinoterapia, cioè mangio e mi faccio anche del bene, no? Brava. Distribuiamo un po'. Ecco, io ho lasciato apposta il guscio alto per fare una specie di cestino di frutta, no? Giusto. Ecco, poi Fiona mi ha detto che durante la pubblicità mi ha detto che la farà alle sue bambine, sono molto fiera di questa cosa, di aver ispirato una ricetta per le tue bimbe. Infatti, se mi fa questa... inviti proprio dei ragazzi a scuola subito dopo lo faccio torta e via. Senti, adesso aspetta che ti ho sporcato il tagliere, dobbiamo elaborare una strategia, una tattica, come facciamo la nostra torta. Io ti ho portato lamponi, mirtilli, questi sono mirtilli, sì, e fragole. Questo è più che una fragola, questo è un melone. Sei rosso enorme. Io farei così, però non so, tipo potremmo fare un cerchio o due di fragole tagliate a fettine e poi ci buttiamo tutti dentro. Dai, sì, allora tagliamo a fettine, ti do un coltello. Ok, grazie. Facciamo, mettiamo magari in mezzo i lamponi e intorno tu fai... Sì, vieni, metti qua questo, vieni. Tanto ormai il più l'abbiamo fatto. Possiamo riammetterti nel nostro laboratorio di cucina. Sì, ecco. Ah, carino. Tutto intorno. Poi se uno vuole, sono lamponi, può anche comprare quelle specie di gelatine che servono per lucidare le torte, okay, no? Si mette questa polverina, un po' d'acqua, un po' di zucchero, no? Mette sopra. E lo metti sopra. Però così è più naturale, vero? Così. Anche a me. No, preferisco così, vai, più naturale, proprio così. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo. Cioè, una pasticceria non potrebbe fare di meglio, eh?
Siamo state brave o no? Sì. Fantastico, bene. Direi, guarda, ancora due lì. Sì. Perfetto. Vuoi un lampone? Toh, mangiati i lamponi. Siamo un zucchero a velo. Che io, loro mi prendono in giro perché io lo metto dappertutto. Però dai, sta bene. No, guarda, ma bella, che bellezza. Scusa. Però qui non ce n'è più, ne uso talmente tanto. Cioè, sono la massima consumatrice di zucchero a velo al mondo. Ecco, scusa, pensi tu un ciuccio. Ma com'è, è una fragola. Ciuccio. Fablea? Scusami. Ciuccio è, lo so. Ciuccio è tanto. Scusami. Senti, portala tu, Fiona, vieni, la dobbiamo appoggiare qui. Sì, adesso lo lavo. Mettiamo qua. Ecco il nostro Eccoci. Capolavoro fatto insieme a Fiona May. Io ti ringrazio tantissimo, in grazie, bocca al lupo anche per la tua nuova carriera di attrice. Grazie, molto gentile. Ti auguro di avere gli stessi successi che hai avuto nell'atletica. Grazie, molto Baci. Gentile, ciao. Per la pasta frolla abbiamo impastato il burro con 250 g di farina, 100 g di zucchero, la vanillina e un uovo. Per la crema abbiamo sbattuto i tuorli con 100 g di zucchero, 50 g di farina, la vanillina e il latte tiepido. Abbiamo cotto a fuoco basso per 10 minuti mescolando. Abbiamo steso la pasta frolla, l'abbiamo trasferita in una tortiera e l'abbiamo cotta con i legumi secchi per 20 minuti a 180 gradi. Abbiamo farcito con la crema e abbiamo decorato con la frutta e naturalmente un pizzico di zucchero a velo. Allora facciamo la pasta asciutta, Dido. Facciamo la classica pasta ai broccoli, ma la facciamo con la pasta integrale, con le penne integrali, che quindi fanno ancora più bene a tutto il piatto e poi sono anche molto buone. La prima cosa che facciamo è lessare un bel broccolo, allora, che fa quel buon profumino per tutta la casa. Sì, c'è tutto. Io metto un po' di sale e metto il mio broccolo a lessare. Io lo faccio lessare un bel po' perché mi piace poi quando il broccolo si unisce alla pasta. Sì, amore, che sia un po' molle, che si sfaldi un po' in maniera che rimanga quasi una cremina. Dopo lo mettiamo. L'altra cosa che facciamo, invece di usare il parmigiano per questa pasta che ha un'origine povera, noi usiamo il pan grattato, però tostato, che è buonissimo. Allora, Dido, l'aglio lo dobbiamo mettere dopo con i broccoli. Adesso mi metti il pan grattato nella padella, ok? Vieni, prendi il pan grattato. Non troppo, ne mettiamo diciamo 3 o 4 cucchiai. Così. No, questo no, questo dopo. Un goccino d'olio. Così? Basta, l'abbiamo già messo. Adesso tu lo metti nell'altra padella. E questo lo facciamo tostare. Attenzione perché il pan grattato in un attimo brucia. Classico. Bisogna stare attenti, bisogna guardarlo. Oh, vuoi mettere ancora un goccino d'olio? Vai. Poco, eh? Poco però. Dai, una goccia. Basta. Ok, l'aglio lo mettiamo in un'altra padella. Mannaggia, Diego. Sì, mettiamolo qua. Bravo, Diego. Io li schiaccio anche un po'. Sì, schiaccialo, così. Poi ti puzzano un po' le mani però, eh. Ok, allora, olio. Metti tu. Ok, io di solito tengo la padella inclinata in maniera tale da poter far rosolare bene l'olio, vedete? Questo brucia, mannaggia. Sì. Ecco qui, il pan grattato è a posto. Qui spengo. Qui sto cercando, ecco, facciamo così, usiamo il pan grattato per tenere la mia padella. E adesso mettiamo la pasta. 250 g di pennette integrali. I broccoli sono ancora un po' duri, ma io ne ho un'altra ciotola invece già ben ammorbidita. Quindi prenderei questi broccoli qui che ho fatto cuocere anche un quarto d'ora dal momento in cui hanno incominciato a bollire. Li metto insieme all'aglio
Non ho messo il peperoncino perché c'è Diego, ma io un pochino di peperoncino lo metterei, Lo metto, posso un po' di peperoncino? No, non mi fido che tu metti il peperoncino. Vabbè, batti qua contro, batti un po', così, pam, 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 basta. Questo è pericolosissimo, Brucia. Allora, facciamo saltare bene i broccoli. Questa pentola con gli altri broccoli adesso non ci serve più perché abbiamo usato quelli già lessi, quindi io la tolgo che ci dà un po' fastidio. Ok, qui facciamo rosolare bene e schiacciamo anche un po' questi broccoletti, Diego? Vuoi mettere un'acciughina? Vabbè, la possiamo mettere anche adesso, io me le sono dimenticate, ma mettiamo anche un po' di acciughina e aspettiamo che si sciolgano un po'. Sono finite, bravo! Il profumo dell'acciughina con l'aglio e il broccolo. Ok, spegniamo e aspettiamo che la pasta arrivi a cottura. Assaggiamo un po'. È pronta. Allora, scoliamo la pasta. Tu aspettami qui perché è pericoloso. Saltiamo bene. Guardate che bei colori. Pensate che in questo piatto ci sono i broccoli che hanno delle proprietà antitumorali importantissime e la pasta integrale diciamo sopperisce al 20% del fabbisogno giornaliero di fibra. In più è molto buona. Quindi insomma è un piatto veramente equilibrato. Vedete, ho messo un po' di olio in più nel soffritto, ma ci voleva perché adesso la pasta è ben condita. Se manca si può sempre aggiungere un po' di acqua di cottura, ma secondo me va bene. Allora, invece del parmigiano, noi mettiamo il pan grattato. Prendiamo un piatto, vieni! E un piatto per Diego. Ale, vieni Dido, questo è per te. Sì che andiamo a mangiarla. Allora, questa è per Diego. E questa la portiamo di là, va bene? Sì, sì che la puoi mangiare. Tieni, portatela in soggiorno, portatela in sala da pranzo. Allora, oppa, ricapitoliamo il piatto e diamo da mangiare a Diego. Vieni. Ho messo a lessare i broccoli in acqua salata, intanto ho tostato il pan grattato con un filo d'olio. In un'altra padella ho rosolato l'aglio, ci ho ripassato i broccoli lessi, ho aggiunto peperoncino e acciughe. Ho fatto sciogliere un po' le acciughe, ho scolato la pasta, l'ho ripassata con il sugo e ho completato col pan grattato. Oh! Attento ai broccoli che sono un po' piccanti forse, Sofia? Te la taglio a metà o va bene? Porto un po' d'acqua. Se pioline una tira l'altra perché sono talmente buone come le ciliegie, no? Che non si può smettere di mangiarle. Nel nostro menù Cucinoterapia le sepioline sono state scelte proprio perché sono molto povere di grassi e di nuovo ricche di omega 3 e hanno proteine, vitamine, fosforo, insomma, e fanno molto bene. Poi noi avremo una cottura particolare di queste sepioline, cioè non fritte una volta tanto, ma impanate al forno, che è questa maniera molto leggera ma gustosa di condire e di cuocere gli alimenti. Allora, prima di tutto facciamo una bella marinata. Così li insaporiamo ulteriormente con un po' di limone, succo di un limone, dovrebbe bastare anche mezzo limone. Poi ci mettiamo un po' d'olio naturalmente,
uno spicchietto d'aglio per dargli un sapore, magari lo tagliamo in 3 o 4 pezzi che poi elimineremo, e un pizzico di sale. Questa è la nostra marinata. Potete lasciare il pesce a marinare un'oretta, mezz'oretta nel frigo, tutto il tempo che volete. Noi avremo giusto 3 minuti, però meglio di niente. Intanto prendo un piatto per fare la mia panatura, fatta con pan grattato, origano e peperoncino. Povero Diego, oggi non è la sua giornata. Il peperoncino favorisce la circolazione sanguigna, fa molto bene. Allora, una volta che le nostre seppioline sono marinate per bene, noi le passiamo nella panatura e poi le appoggiamo sulla teglia del forno, un po' separate, così poi cuoceranno meglio. Così. E fatemi ringraziare l'AICA, che è l'Associazione Cardiopatici Adulti Congeniti, perché arriva proprio da loro questa ricetta, e loro sono un'associazione che si impegna tantissimo, e tra le tante cose importanti si impegna anche sull'alimentazione, perché naturalmente mangiare bene è già un passo avanti per vivere meglio. Ehi, che cosa hai fatto? La palla andava troppo lontano? Mannaggia. Vengo, vengo. Fammi finire di mettere le seppioline. Sai queste quanto sono? Sì, mettile sulla placca del forno. O tu le impani se vuoi. Io te le metto, tu le impani. Così. Dai, mettile lì sopra. Non romperle, sono seppioline. Stanno nel mare. Sono buone e fanno bene. Sì, fanno buone e mangiano. Fanno bene, si mangiano. Qui non c'è il peperoncino. No. Ah, ti sei sporcato tutto. Cosa fai? Vatti a sciacquare le manine, ti vai a pulirti le manine. Bravo, intanto io metto un filo d'olio appena appena. Potete anche non metterlo, però sicuramente per dorare un goccino d'olio. Sì, ora metto in forno e vengo. Mettiamo in forno. Forno bello alto, io metterei anche 200. Aprimi, ventilato. Tento a non bruciarti, amore. E diciamo, secondo me dopo 10 minuti incominciate... Aspetta, dopo 10 minuti controllate se le vostre seppioline sono pronte oppure hanno bisogno ancora di un po' di cottura. E io intanto vado a giocare. Che devo fare? Io sento un profumino. Vado un attimo a prendere le seppie e torno. Finisci di mangiare la pasta, che è buona. Pronte? Prendo la mia presina. Sì? Eccole qui, senza grassi. Perfette, piccoline. Diego, io lo appoggio qua sopra, no? Ecco, vai, che è meglio. Io queste le servirei. Questi però sono molto piccanti, Diego, non li mangiare. Cadevi. Come nonna parla, mamma. Ma bravo. Ed ecco un piatto molto, molto sano e bello saporito, perché il peperoncino e l'origano soddisfano proprio il palato e diminuiscono anche la fame. Ho marinato
marinato le seppie nel succo di limone, olio, aglio e sale. Per la panatura ho mescolato pan grattato, origano, peperoncino, ho impanato le seppioline, le ho sistemate su una teglia da carta forno, le ho condite con un po' d'olio, le ho cotte in forno ventilato 10-15 minuti a 200 gradi, le ho servite con un'insalatina di sonchino. Ciao Alessandro, ciao Benedetta. Oggi un cocktail che fa bene, mi raccomando. Oggi prepariamo un aperitivo rinfrescante e genuino. Ok. Ti ho portato la spremuta d'arancia, del succo alla pesca, dello zucchero bianco, marmellata di more, delle fragole, delle more e un pezzo di pesca tagliata e sbucciata. Inizia a prendere pure la marmellata di more, non nel frullatore, ma nel bicchiere. Quanta? 3 cucchiaini. Uno. Sai che io sono un po'... Vai. Va bene, anche un po' di più. I miei cucchiaini sono delle badilate. Mentre io metto il ghiaccio nel frullatore... Sì. Tu prendi pure il pestello e mi schiacci un po' la marmellata. Ah, semplicemente così? Sì. Non ci sono più i pezzettoni quelli grossi, sì. sennò non salgo dalla cannuccia. No, dovrebbe andare bene. Ok. Tu prendi pure la pesca, io prendo la spremuta d'arancia. Uh-huh. Ne versiamo 10 cl e 10 cl. Qua? Sì. Quindi quando fermi tu, fermo io. Perfetto. Poi prendiamo la nostra pesca tagliata a pezzettini, sì. La mettiamo dentro. Una fragolina. Prendi poi lo zucchero nel frattempo. Sì. E una spolverata di zucchero. Benissimo. E voilà. Tappo. Bello. Prego, Benedetta. Questo lo diamo a Dieghino dopo. Per me è il momento. Vai. Ha un bel colore anche. Siamo abbastanza velocemente nel bicchiere. Ah, così rimane sotto, qua rimane tutto variegato. Esatto, adesso prendi pure il cucchiaione quello lungo, dai pure una miscelata veloce sotto. Io nel frattempo, benissimo, basta. Faccio una piccola. Questo non si può fare. Buono. Buono perché non è troppo dolce. Poi taglio dei pezzettini piccoli di pesca da appoggiare sul bicchiere, non troppo larghi o grossi perché poi affondano. No. Ma era ovvio che andasse. Ah, bravo. Vabbè, un po' dentro, un po' come fosse una sangria. Cannucce, Benedetta, perché devi pescare dal fondo. Va bene. Prego. Facciamo assaggiare subito a Diego. Grazie, Ale. Va bene, prego, Benedetta. Oh, amore. Ma questo è peinè. Grazie. Vuoi assaggiare? Senti che buono. Com'è? Assaggia. Com'è? Ah, buono. Questa è un'apericetta, no, l'apericetta la facciamo adesso, questo è un aperitivo. Ci mettiamo vicino anche la tua rosa, alla frutta. Mi aiuti a fare l'apericetta? Adesso lo beviamo, prima dobbiamo fare questa ricetta, vieni. Sì, adesso vai da Alessandro che te ne fa un altro. Vai, facciamo questa apericetta, che è una ricetta, è un piattino, un entrée, che ho mangiato in un ristorante molto carino di Milano, che si trova vicino al Macello, che è specializzato nel fare delle milanesi pazzesche, però mi ha fatto questo aperitivino molto sfizioso, e allora io ho chiesto subito come si faceva e ho deciso di rifarlo anche a casa con successo. La base di questa apericetta è la barbabietola, che va molto bene perché è piena di vitamina C, antiossidante, rinforza i vasi capillari, che insomma per una donna, per le gambe di una donna, ha il suo perché. Quindi la chiameremo tartare di barbabietola. Prendiamo un pezzo di barbabietola piccolino, così. Poi ci mettiamo, diciamo, 2 o 3 cucchiai di tonno in scatola, io vado con le mani ma è l'equivalente, diciamo 3 cucchiai. Mettiamo 2 acciughine e una cucchiaiata anche di capperi. Tritiamo il tutto. Allora, bisogna assaggiarla per vedere se è giusto, diciamo, l'equilibrio tra i sapori o se bisogna aggiungere qualcosa. Secondo me è perfetta. Sarà che a me
La barbabietola piace molto, eh? Allora, naturalmente lo potete servire, questa pericetta la potete servire semplicemente come una mousse, però io l'ho, diciamo, l'ho mangiata impiattata in una maniera un po' particolare. Prendo un piatto. Prendo anche, diciamo che faccio una, due porzioni. Proviamo, questa me la sono inventata adesso. Spallinatore del gelato, vediamo se non è troppo molle, ci provo. Così. Ecco qua, è venuto. Facciamo due palline di gelato. Così. O se no fate delle knel semplicemente. Così. È un po' tanto, devo dire che io ne ho mangiata una porzione un po' più piccola. E poi prendo il pane carassau, magari ci metto un goccino d'olio. Se l'hai rovesciato tutto, Dido, sei un birbo. Tutto sulle scarpe. È buono almeno? Sì. Dai, bevilo. Asciugati. Te lo lascio qui. Poi prendiamo il pane carassau e facciamo una composizione artistica. Così. E il resto però lo mettiamo, diciamo, così. È buono? Fatto Alessandro. Oh, sei una sanguisuga, tieni. Questo è pane carassau. Ed ecco pronta anche la pericetta. Ho frullato la barbabietola con il tonno, le acciughe e i capperi e ho servito con del pane carassau unto d'olio. Ecco il nostro menù della cucinoterapia, che fa molto bene. Abbiamo i rotolini di salmone e riso, abbiamo la pasta integrale con i broccoli, abbiamo le seppioline, uno tira l'altro, e poi la torta che abbiamo fatto con Fiona May, con la crema pasticcera. Eccola lì, e tutta la frutta. Intanto il Dieghino incomincia a avere sonno. Allora, io vi ricordo che sono sempre qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per cucinare con voi, alla stessa ora, un menù diverso. E adesso per finire, sai cosa fa la mamma? Si assaggia la torta che è... Buonissima! Per conservare meglio i formaggi in frigorifero, avvolgeteli nella carta da cucina oppure nella carta del pane, per esempio, perché così si assorbe l'umidità e non viene la muffa. Se volete fondere il cioccolato più velocemente, spezzettatelo e mettetelo nel microonde.